Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è come ogni mese il video dei top e flop del mese di settembre 2014 in collaborazione come sempre con la bellissima e simpaticissima Roberta qui su YouTube Roriana, che saluto e ringrazio come sempre e le mando un bacione. Iniziamo subito con i prodotti. Intanto ripeto, chiedo scusa per l'abbigliamento e anche per la voce, ma sono super raffreddata, non so neanche come sto girando questi video questo mese, sinceramente. Iniziamo subito con i prodotti top e flop. Allora, come primo prodottino top, vi voglio mostrare questo pennello della Peggy Sage, che sarebbe il dupe del 217, se non mi sbaglio, di MAC, che è quello da sfumatura. Questo è il numero 135146 della Peggy Sage, è bellissimo. Io l'ho pagato soltanto 3,30 euro, ne ho acquistati due di questi e devo dire, ragazze, io mi sto trovando benissimo, ha le setole morbidissime. Sfuma che è una meraviglia, veramente ve lo straconsiglio. Se c'è qualcuno di voi che ha un rivenditore Peggy Sage vicino, ve lo straconsiglio. Quindi questo è un prodottino top. Un altro prodotto top è questa base ultra rinforzante della Pupa. Io l'ho presa in offerta, invece che 7,10 euro l'ho pagata 5,50 euro. Ed è una base rinforzante proprio per unghie. Io in questo periodo ho le unghie molto molto deboli, si sfaldano molto facilmente. Ora non so se è per l'autunno, ma diciamo che mi è iniziato già a fine agosto questo periodaccio, sia per capelli, ma per i capelli ci sono abituata, ma per le unghie veramente, da che erano durissime, hanno iniziato a sfaldarsi e a rompersi. Quindi niente, la promuovo perché comunque le mie unghie sono davvero più resistenti con questo smaltino. Sono 5 ml di prodotto, vabbè, uno smaltino normalissimo. Poi un altro prodotto che ho amato è praticamente l'acqua termale di Evian o Evian, non so come si pronuncia. Forse quest'acqua ve l'avevo già messa nei prodotti preferiti di agosto, se non mi sbaglio. Non mi ricordo, ve ne avevo già parlato di queste qua. No, mi sa che ve ne avevo parlata. No, ve ne avevo parlato in un video haul, se non sbaglio. Che non ricordo più se l'ho caricato ancora. Comunque, vabbè. Chiudiamo questa parentesi. Comunque, questo spray facciale di Evian è uno spray idratante ed io lo trovo veramente ottimo per l'estate quando si ha caldo, si vaporizza ed è veramente fantastico. Io ho la mini size, quella da 50 ml, l'ho pagata all'incirca sulle 4 euro se non sbaglio, l'ho trovata da Upim. E niente, è un prodotto strapromosso, sicuramente per l'inverno, l'autunno non è necessaria, però quando fa caldo, io soprattutto l'ho utilizzata tanto quando ho viaggiato dalla Calabria a Roma e il viaggio di ritorno in macchina, quando magari mi sentivo stanca, mi spruzzavo un po' di questa e mi riprendevo. Un altro prodotto che mi ha stupita in maniera molto positiva è questo correttore di Avon della linea Magix. È praticamente un correttore a penna e questo correttore praticamente sarebbe, secondo me, un'imitazione del correttore, quello sia di L'Oreal, che non so come si chiama, Lumi, non so, e che poi che a sua volta mi sa che è l'imitazione di quello di Isal, no, vabbè, non lo so, comunque la marca, insomma, comunque mi ha stupito
stupito tantissimo perché copre le occhiaie. Ora non mi state a guardare ora perché è fine serata e sono stanchissima. Però copre le occhiaie e illumina anche la parte. Quindi, infatti è un correttore illuminante e io ce l'ho nella colorazione Illuminating Beige. Comunque lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, visto che ho finito il mio correttore di Kiko, sto utilizzando questo perché ora voglio terminare questo per poi passare all'anti-age, se non mi sbaglio, di Maybelline. Comunque, veramente un buon prodotto. E, se lo trovate in offerta, ovviamente per chi non ha occhiaie molto molto marcate, perché non è che dura anche tutto il giorno. Però non è male e poi illumina la parte, quindi è un bell'effetto, soprattutto per il periodo estivo, secondo me è un buon prodotto. Un altro prodotto che sto adorando è questa matita della Kiko della linea Glamours e i pencil. Questa è in particolare, questa è la 403. Allora, io queste matite le sto amando in generale, tutte le colorazioni. Io quest'estate avevo fatto un haul, se volete, vi lascio il link al video che avevo fatto, dove ho fatto proprio il video sull'haul Kiko. Ma le ho pagate veramente pochissimo queste matite, se non mi sbaglio, 1,90 euro l'una. Questa in particolare è un color bronzo con piena e piena zeppa di riflessi sul rossiccio. Ora non so se dal video si vedrà qualcosa, ma è veramente bellissima. La consiglio a chi come me ha gli occhi castani, però tendente al verde scuro. Chi ha qualche righetta, qualche sfumatura di verde nell'occhio, se mette questa, risalta tantissimo. È veramente una bellissima matita ed è veramente un colore super particolare. Comunque costano poco, vanno sempre quasi in offerta queste matite. E devo dire, hanno un'ottima durata. All'esterno dell'occhio io la metto nella rima ciliare inferiore e come eyeliner. All'interno dell'occhio io generalmente non le metto perché proprio vado proprio all'attaccatura delle ciglia, quindi non mi piace tantissimo mettere la matita all'interno dell'occhio, a meno che non sia un kajal nero, perché boh, non mi durano tantissimo e quindi non. Comunque, questa matita è super promossa. Un altro prodotto promossissimo di questo mese, ma qua sfondo praticamente una porta aperta, è il Soft and Gentle di Cicei Riflesso di MAC. Ve lo faccio vedere, il Soft and Gentle è questo illuminante super, super, super. Ha un costo molto molto elevato perché costa 30 euro e, tornando indietro, cioè è un buonissimo prodotto, però mi rendo conto che costa veramente tanto, però è fantastico, è super super pigmentato. Ve lo faccio vedere, guardate come riflette la luce qui. Purtroppo ho le luci un po' così e sera. Comunque è veramente un ottimo prodotto, dura tantissimo e può essere usato sotto l'arcata sopraccigliare come interno, come illuminante per il condotto lacrimale, qui come illuminante, ovviamente come uso di illuminante normale. Comunque veramente un ottimo prodotto e ovviamente lo promuovo. Un altro prodotto promosso, faccio prima tutti i promossi tanto oramai, è questo Kajal di Bottega Verde. Io lo sto amando, io ne ho sentito parlare tantissimo nei video di Vale Pinkix, che io seguo, anzi le mando un bacione grandissimo perché ci sentiamo anche
E ne avevo sentito parlare benissimo da lei. Ho detto va, fammelo provare. Quando è andato in offerta, perché mi sembra che anche ora sta in offerta. Comunque, Bottega Verde fa sempre anche delle offerte. Ed è questo Cajal così. È veramente bellissimo, è pigmentatissimo, ora ve lo faccio vedere, è super super nero e questo io lo uso proprio all'interno dell'occhio. Ecco, quando devo mettere qualcosa all'interno dell'occhio, io generalmente tendo però a metterlo nella rima ciliare superiore, è veramente ottimo, non dà fastidio, è delicatissimo e io ve lo consiglio. Poi passiamo a un altro prodotto top e poi ci sono tre flop. Un altro prodotto top è questa spazzolina di Kiko, che mi sembra io non ve ne ho mai parlato di questa spazzolina. Ora mi si è rotta, infatti penso che la troverete poi nei finiti di ottobre perché mi si è rotta proprio ora, insomma ieri, perché mi è caduta per terra e quindi mi si è rotta. Però io mi sento di, io non ho Clarisonic, però io con questa veramente mi trovo benissimo. Sono delle setole veramente veramente morbidissime e poi all'interno ci sono anche queste testine di gomma che fanno tipo un massaggio, una riattivazione nella circolazione, non so. Comunque la ritengo una spazzolina per detergere il viso, ovviamente low cost perché costa, se non sbaglio, 6,90 euro o comunque giù di lì, e quindi io ve la straconsiglio in alternativa a prodotti che hanno un costo elevato. Io vi consiglio questa. O almeno io mi trovo bene. Passiamo ai tre prodotti assolutamente flop. Mi sembra sì che abbiamo finito. Allora, il primo prodotto flop, che proprio io non so come utilizzarlo, penso che lo butterò perché ho provato, gli ho dato più di una chance a questo prodotto, ma assolutamente non va bene. È lo Special Base della Laila. Non so se si leggerà qualcosa perché ovviamente c'è il riflesso. Lo Special Base della Laila proprio. Questo qui dice di contenere di pantenolo il 2%, provitamina B5, dovrebbe correggere, proteggere, rafforzare, indurire le vostre unghie. Bene, non fa nulla di tutto questo perché io come lo applico dopo neanche 3 ore praticamente si solleva tipo pellicola e se ne va via e tanti saluti e baci. Io questo l'ho pagato intorno alle 6-7 euro, ma veramente mi fa schifo, a parte di avere una consistenza molto molto liquida, ma non è questo un problema perché anche questo rinforzante di pupa ha una consistenza molto molto liquida, non è molto denso, ma il problema è che questo non dura proprio sulle unghie, non dura. Ora non so se è questo o se è proprio il prodotto che è così o sono io che non lo so utilizzare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi l'avete provato, come vi siete trovate, magari sono io che lo utilizzo male, anche se cioè sulle unghie deve andare, si asciuga e poi si solleva tipo pellicola, se è normale, ma comunque anche se fosse normale io non ho mai notato differenze di come ce li ho questi capelli, di non, cioè non mi ha migliorato la situazione delle unghie, quindi assolutamente prodotto bocciato e penso che proprio lo butterò via perché non so che farmene, eppure ne ho utilizzato, cioè vedete ne manca prodotto, però vi ho dato più di una volta chance, ho detto boh, forse erano le mie unghie che in quel periodo erano così, proviamolo, niente, ma comunque. Un altro prodotto bocciato è dell'Avon e questo è il mascara Irresistibili Sexy di Avon. Questo qui, io mi sono innamorata del packaging di questo
di questo mascara perché c'ha questa parte fucsia tutta brillantinata, poi tutto così sexy, faceva tutte le ciglia, wow, ho detto vabbè proviamolo, era in offerta, l'ho preso e praticamente questo è lo scovolino che anche ha attorcigliato su se stesso, quindi non so se si riesce a vedere bene, è proprio attorcigliato anche su se stesso, ma questo scovolino praticamente non fa niente, cioè è come se voi non mettete il mascara, cioè non, è proprio lo scovolino perché non è il mascara è un mascara normalissimo, non è nulla da dire, ma è proprio lo scovolino che non fa nulla, cioè niente, quindi io praticamente sto utilizzando questo mascara perché sinceramente di buttare 7 ml di mascara non mi va assolutamente, quindi il mio amatissimo Pupalamp, che praticamente è terminato, sto utilizzando lo scovolino del Pupalamp con questo mascara e vedremo di finirlo così perché assolutamente è un prodotto bocciatissimo e non lo ricomprerei affatto, anzi. Un altro prodotto che praticamente secondo me l'Avon sta facendo una cavolata dietro l'altra. Aveva lanciato praticamente tempo fa le matite tipo i long lasting di Kiko, ma non sono neanche minimamente paragonabili della linea Color Trend, praticamente le matite non retraibili, gli ombretti non retraibili della linea Color Trend. Cremosi, quelli in penne, insomma, che io avevo fatto già vedere in un video dei bocciati perché assolutamente né con un primer né con un ombretto di sopra, cioè non durano niente, vanno nelle pieghe, anzi proprio se ne vanno e anche qualsiasi tipo di polvere voi ci andate a mettere di sopra se la mangiano, se ne vanno con tutta la polvere. Comunque, hanno rifatto questi, cioè non so se sono questi, hanno fatto una linea di ombretti, sempre in crema, in stick. Io li ho visti, ho detto ah, proviamoli questi. E ho preso questo qui nella colorazione, ve lo faccio vedere subito. Questa è la confezione, nella colorazione Fire. Mi è venuto il singhiozzo nel frattempo e vai, non ci facciamo mancare nulla. Questo è il prodotto. Sono praticamente una punta e un'altra punta, sono due colori differenti. Io appena ho visto questo prodotto sono rimasta già malissimo perché, cioè, non lo so. Questo è il prodotto. All'interno non esce niente, cioè questa è la punta e basta. Una volta terminato questo è finito il prodotto. Da un lato e dall'altro, è così. Vabbè. Sorvoliamo su questo anche. Ora vi faccio vedere lo swatch di questi qui. Questa è la parte praticamente più scura, che è un color bronzo. Magari se domani faccio una fotografia del prodotto ve la metto giù nell'info box se riesco. Questo è il color bronzo. Guardate quante passate sto facendo. Questo è il colore praticamente, ma è così proprio come lo vedete, è chiarissimo. E questo è il colore più scuro. E questo è il colore più chiaro, praticamente che io ho già quasi finito, per fortuna. Ed è, vedete, questo colore è chiarissimo, questo è lo scuro e questo è il chiaro. Praticamente sono poco pigmentati. Sono di un cremoso e di un oleoso che fa schifo e bruciano tantissimo. Cioè, come io lo vado ad applicare sull'occhio, ho gli occhi che mi iniziano a lacrimare da morire e a bruciare. Ora, io dico, perché fare un prodotto del genere? Che a parte che c'è, cioè, io una volta che finisco questo, cioè praticamente io l'ho utilizzato 2 volte perché l'ho provato 2 volte, gli ho dato già 2 chance. Ed è già quasi finito. Uno, due, va ad infilarsi nelle pieghe con una rapidità praticamente di un tempo di neanche un'ora, 3 quarti d'ora, praticamente già il prodotto ce l'avete tutto nelle pieghe con il primer.
Applicato, vi lacrimano l'occhio, cioè, ma perché? Io li prendo questi prodotti perché li voglio provare, ovviamente, cioè, io essendo presentatrice, anzi, Avon, io sono abbastanza arrabbiata quest'anno con l'Avon perché ritengo che comunque noi presentatrici ci dovrebbe un po' coccolare l'azienda, cioè del tipo il prodotto me lo devi fare provare. Ecco, non è che io magari ho il tempo di venire a tutte le riunioni che uno che l'Avon fa, con la, cioè, già io con la mia responsabile di zona ho proprio un pessimo rapporto perché neanche ti chiama, cioè tu chiedi suggerimenti, vabbè, ma questo è un altro, non voglio entrare in polemica, però cioè perlomeno ce li vuoi fare provare i prodotti, non ci mandano campioncini, non nulla, cioè noi dobbiamo anche pagarci i campioncini, quindi vabbè, io prendo il prodotto e lo provo, ma perché questo prodotto? Cioè hanno dei prodotti ottimi, perché poi ci sono dei prodotti che sono ottimi, ma perché fare questo tipo di prodotto che già questo è il prodotto, già uno quando lo vede, cioè non lo so, vabbè, lo apre e dice, vabbè, girerà, uscirà. No, questo è il prodotto. Ma quindi questo è un prodotto super bocciato e io chiunque, cioè, non lo comprate, veramente io ve lo sconsiglio proprio, sono soldi buttati, che poi non costa tantissimo perché costerà sulle 2-3 euro. Però andatevi a comprare un'altra cosa, cioè andate a comprare un ombretto di Astra oppure uno di Essence, un blush di Essence, se proprio dovete spendere i soldi a trucchi andatevi a comprare qualche altra cosa, anche un matitone di Essence, ma non questo perché... Pessimo. Niente ragazze, questo video è durato ovviamente tantissimo perché io parlo, 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 parlo. E niente, questi sono i miei prodotti top e i miei prodotti flop per il mese di settembre. Non mi ricordo se vi ho già detto che giù nell'info box vi lascio il riferimento al canale di Roberta. E niente ragazze, io vi saluto, aspetto i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere se anche voi avete dei top e dei flop, se avete fatto video, mettetemi video qui sotto perché io sono molto contenta di andarli a vedere. Fatemi sapere se tra i miei flop e tra i miei top ci sono prodotti che anche voi condividete oppure no. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!